Berezzi, quindi benvenuti in questo nuovo video. Siamo qua in questo video per andare un po' a parlare di tre ufficialità in casa regina, una cessione, diciamo, e due entrate. Andiamo subito a parlare di questa cessione, diciamo, perché è ufficiale, Marcucci si accorda e va a Latina, centrocampista classe 99 che va in prestito a Latina dall'Entella in realtà tramite la regina, perché l'operazione era, diciamo, se vi ricordate, è arrivato comunque a gennaio Crimi alla regina in prestito biennale nell'operazione con Marcucci, quindi scambio Crimi-Marcucci, con Crimi che è arrivato a Reggio e Marcucci che è andato comunque con la stessa formula a Chiavari con l'Entella, quindi lui è in prestito lì, però ovviamente l'Entella per cederlo deve accordarsi con la regina, perché in realtà Marcucci è di proprietà della regina in questo momento, quindi la regina diciamo che lo cede a Latina in Serie C, nel girone C, quindi comunque si vedrà anche nelle partite con le calabresi. Comunque ci sono assolutamente giusto un giocatore comunque su cui Taibbi aveva investito, poi ci si è creduto poco e lo si sta un po' sbattendo dappertutto. Comunque fatto sta che si accorda con il Latina e ripartirà da lì. Detto questo, però, andiamo a parlare delle due entrate assolutamente importanti, perché abbiamo due colpi di alto livello comunque per quanto riguarda il reparto offensivo. Il primo, andiamo subito a parlarne, è quello di Galabinov, attaccante classe 88 che firma un triennale con la Regina, arriva da svincolato visto che comunque aveva lasciato lo Spezia la scorsa stagione dopo una stagione in Serie A da dimenticare, una stagione con poche presenze e poi alla fine anche pochi gol, però stiamo parlando di un attaccante veramente importante, un attaccante che ti permette di far salire la squadra, molto bravo comunque nei contrasti aerei, nei duelli con gli avversari, un giocatore che comunque lotta, che quindi aiuta anche la squadra, che gioca con la squadra, che poi in zona gol è sempre importante, negli ultimi metri comunque ha quella qualità che permette, comunque ti permette di andare in gol, un aspetto che la regina comunque su cui deve lavorare, visto che comunque le prime 2 uscite stagionali a Salerno e in casa col Monza hanno quindi evidenziato proprio questa mancanza di qualità negli ultimi metri nel ovviamente poi andare a concludere la rete e quindi concretizzare le azioni create. Detto questo, sicuramente Galabinov rappresenta un bomber, una prima punta di alto livello, un giocatore che è molto utile anche nei contrasti aerei, come dicevo, e quindi anche nelle palle aeree. Quindi, per esempio, mi viene in mente lanci dalla tre quarti con Di Chiara, che molto spesso abbiamo visto comunque lanci dal tre quarti con Di Chiara già dalla scorsa stagione, può essere una soluzione questa. Comunque lancio di Di Chiara, cross di Di Chiara, più che lancio, cross di Di Chiara per Galabino che di testa poi segna. Questo può essere anche un'altra soluzione comunque per la regina. Quindi capite che ti permette anche di avere più soluzioni. E sicuramente è un attaccante comunque di peso, un attaccante che conosce molto bene la categoria, di esperienza. Arriva comunque per cifre comunque importanti perché secondo, diciamo, le fonti ha firmato un triennale a 450.000 euro l'anno, comunque cifre anche alte, ovviamente vista la caratura del giocatore, però comunque si è risparmiato sul cartellino. Fatto sta che arriva per i prossimi 3 anni un attaccante di alto livello che può veramente fare molto molto bene a Reggio ed è, ripeto, un rinforzo assolutamente importante. Già comunque abbiamo visto quando è entrato, perché sto registrando comunque dopo la partita contro il Monza, quando è entrato comunque contro il Monza si è visto comunque che sicuramente dava qualcosa in più rispetto a Montalto e quindi comunque assolutamente può, se in forma, risultare fondamentale. Così come Tumminello invece è molto più una scommessa, visti i problemi fisici che lo diciamo caratterizzano negli ultimi anni comunque la sua carriera, hanno caratterizzato comunque la sua carriera, purtroppo, perché è un attaccante che aveva ottime potenzialità 2 o 3 anni fa, l'ho preso il Crotone in Serie A dall'Atalanta, si fece male alla prima partita contro il Napoli, mi ricordo, si ruppe il crociato e stette fuori per tantissimi mesi, ritornò, non era più quello di prima, alla fine prestiti qua e là alla SPAL, comunque prestiti un po' dappertutto, non ha mai trovato la condizione, ha fatto comunque pochi gol e poche presenze negli ultimi anni, quindi rappresenta comunque una scommessa importante. Ripeto, soprattutto per l'integrità fisica che ti può garantire, alla fine è un giocatore un po' alla Galabino se vogliamo, un giocatore comunque che sa proteggere palla, che comunque sa far salire la squadra, gioca comunque per la squadra e poi in zona gol comunque dà anche il suo apporto.
e quindi è la prima punta di peso più che un Rivas, ecco questo è un po' il discorso. E arriva comunque, tra l'altro, per quanto riguarda la formula, in prestito dall'Atalanta, e è un classe comunque 98, quindi ancora giovane, seppur ripeto, ha già subito diversi infortuni importanti negli ultimi anni, quindi questa è un'incognita abbastanza importante, ed è proprio per questo che magari Montalto non viene ceduto. Questa è la mia idea, nel senso che comunque è arrivato Tumminello, ci si punta, è un giocatore che può fare molto bene se in forma. Il dubbio è proprio qual se è in forma, cioè quando è in forma, comunque quando sta bene fisicamente, perché negli ultimi anni lo è stato poco, e quindi capite che comunque è una cosa su cui riflettere. Ovviamente se arrivano due attaccanti di questo tipo, Montalto, diciamo che in linea di massima sarebbe in uscita, però ripeto, proprio vista l'integrità fisica di Tumminello, si potrebbe valutare anche di tenere Montalto. Poi bisogna vedere anche la volontà di Montalto, che magari decide di voler andare in C a Padova, per esempio, che è molto interessato per giocare titolare. Vedremo un po', vedremo se accetterà comunque un ruolo da gregario, perché poi avendo Gallabino e Tumminello davanti è difficile anche trovare spazio. Vediamo se accetterà il ruolo di gregario o comunque di seconda linea questa stagione per comunque rimanere in B, però il discorso semplicemente è questo. Secondo me Montalto può rimanere alla fine pur avendo due attaccanti davanti, vista, cioè dalla parte della regina, poi ripeto, se il giocatore spinge per andare via è un altro discorso, sto dicendo dalla parte della regina si sta valutando per tenerlo comunque anche per vista l'integrità fisica comunque di Tumminello, che non garantisce tanto da questo punto di vista. Comunque, a questo punto mi fermo. Ci vediamo quindi con un prossimo video. Ciao ragazzi!